La polizia di Stato ha interrotto un furto di energia elettrica perpetrato all'interno di un esercizio commerciale di Ballarò, sulla cui precisa quantificazione, che si sospetta comunque essere cospicua, sono in corso accertamenti. È importante rilevare che ancora una volta Upol, l'applicazione per cellulari e dispositivi attraverso la quale i cittadini possono segnalare e circostanziare reati, si è rivelato un prezioso alleato della polizia di Stato. Su questa piattaforma è infatti giunta la segnalazione del furto di energia elettrica. Il riscontro della segnalazione, giunto presso la sala operativa della Polizia di Stato, è stato delegato ai poliziotti del commissariato Reto Stazione, che hanno accertato l'allacciamento abusivo alla rete elettrica pubblica. L'uomo è stato tratto in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. Upol, l'applicazione nata per segnalare fenomeni di bullismo, di spaccio di droga nelle scuole e di violenza domestica, attraverso la trasmissione alla Polizia di Stato di messaggi ed immagini in tempo reale, è stata di recente aggiornata anche nel senso di un'estensione delle tipologie di reato che oggi è possibile segnalare. E infatti durante la segnalazione sarà possibile allegare non solo immagini ma anche video e file audio, in modo che l'operatore della polizia possa avere un quadro completo di cosa sta accadendo ed intervenire in maniera ancora più tempestiva. Un'importante novità riguarda l'introduzione della chat che può essere attivata dalla sala operativa ricevente e sulla quale possono essere scambiati in tempo reale SMS e file multimediali, come normalmente accade in un'applicazione di messaggistica istantanea. Al fine di tutelare i segnalanti, che spesso possono essere vittime stesse del reato, è stata inserita la possibilità per chi segnala di nascondere l'attività svolta con l'app. Questa nuova funzionalità è stata pensata principalmente per le vittime di violenza di genere. Nascondendo l'attività svolta, non rischiano infatti di essere scoperte se qualcuno si impossessa del loro dispositivo elettronico.